Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò il primo capitolo di una nuova collana intitolata Le serie imperdibili, in questo caso a tema Top Stories, che è una delle saghe tra le mie preferite di tutti i tempi uscite su Topolino. Ma vediamola meglio nel dettaglio. Ed eccoci qui quindi ad analizzare in maniera più ravvicinata questo primo volume delle serie imperdibili dedicato alle top stories. Possiamo vedere la copertina ad opera del grande Davide Cesarello con i colori di Mario Perrotta. E possiamo notare come questo sia un albo cartonato, avente più o meno 140 pagine, 135 pagine, con all'interno tre storie delle top stories. Innanzitutto è davvero gradevole vedere anche questa pagina di cortesia con le varie vignette delle storie stampate, molto elegante. Qui abbiamo questo frontespizio che ricalca di nuovo la copertina. E abbiamo un redazionale di Alex Bertani che narra come si è avvicinato alle top stories e il sommario con appunto le tre storie di questo volume 1. Le top stories sono in realtà 12 storie, senza contare le ultime due uscite quest'estate e nell'ultimo numero, il 3453, dove è uscita la storia del decimo Clum. Quindi, calcolando che sono 12 storie, sono state suddivise in 4 volumi che usciranno bimestralmente. Quindi a febbraio è uscito questo e gli altri usciranno a resumo ad aprile e così via. L'unica pecca che do a questo volume, lo dico subito all'inizio del video, è che avrei preferito, vabbè, all'inizio dicevo che avrei preferito una simile Legendary Edition come è stato fatto per i Mercoledì di Pippo, dove abbiamo il volume 6 che è veramente molto spesso, dove contiene quasi tutte le storie, non quasi, insomma, buona parte delle storie, perché ne sono usciti veramente tanti di Mercoledì di Pippo. Mentre alla fine ho dovuto ricredermi perché questo volume è fatto veramente bene con, dicevamo, l'editoriale, una prefazione fatta dal maestro Giorgio Pezzin dove parla della nascita delle top stories che è derivata dalla sua ultimazione della serie C'era una volta in America, che è anche un'altra saga bellissima che vi consiglio di leggere. L'unico difetto, secondo me, è appunto il fatto che ci siano solo tre storie. E per avere la collana completa di queste top stories dovremmo attendere quattro volumi. Se già avessero messo, non dico 5-6 come per le Legendary Collection, ma almeno quattro storie per ogni volume, avremmo avuto un volume un poco più spesso, quindi dal sapore ancora più nobile, più ricco. Ed in più avremmo terminato la serie delle Top Stories in solo tre volumi. L'avrei fatto pagare anche di più perché questo costa 10 euro. L'avrei fatto pagare 13 euro, 13, anche 14 euro come le Disney Collection, come quelli della Glénat che stanno uscendo ultimamente. Comunque, va bene così. Questo è l'unico lato negativo della collana che mi sento di raccontarvi, perché per il resto abbiamo solo lodi. Abbiamo proprio tutta la genesi del personaggio, come gli è venuto in mente a Pezzini di creare Top the Tops. E iniziamo con la prima storia che parla appunto Topolino e la pietra di Smilenke, dove mostra appunto Topolino e Pippo che sono in vacanza ad Ataporto, sulla spiaggia di Ataporto, mentre si stanno godendo questa vacanza che hanno vinto grazie a un gioco a premi a cui hanno partecipato. Si vedono arrivare sulla spiaggia un notaio inglese, tal Matthias Hundspapper, dello studio Hundspapper & Hundspapper di Londra,
che appunto parla a Topolino e gli dice che un suo antenato, un tale Sir Top the Tops, baronetto, membro della Camera dei Lord, finanziere, viaggiatore, collezionista, insomma, più ne metta, ha lasciato in eredità un baule con tutti i suoi diari, scopriremo dopo, e questi diari all'interno di questo baule verranno tramandati al suo discendente più avventuroso. Quindi lo studio notarile, facendo delle ricerche, ha evinto che Topolino è la persona più degna per ricevere questa eredità. Quindi Topolino si fa dare una mano da Pippo a portare questo forziere molto pesante in albergo dove risiede e dove inizia a leggere questi diari. Innanzitutto trova una fotografia del suo antenato con una lettera dove c'è scritto appunto che lui durante tutta la sua vita si è dedicato a studiare i misteri irrisolti che vengono raccontati nelle varie leggende di questo mondo. Infatti stiamo parlando non tanto di storie che parlano di archeologia, ma più di storie che parlano di fantarcheologia, insomma, quelle storie del mistero, tutte quegli enigmi che sono, diciamo, più leggende che storie, ovviamente. Però ricalcano comunque luoghi storici che sono pregni di mistero. Io adoro queste storie, come adoro le storie di Indiana Pips. Quelle più serie, non quelle che vengono utilizzate ultimamente come educative, tra virgolette, quelle brevi. Comunque, andiamo avanti con la prima storia che è Topolino e la pietra di Sbilenche, che parla di questa pietra che esiste davvero a Sbilenche, che è una cittadina del Centro America, dove c'è appunto questa pietra che rappresenta un antico dio Maya. Che alla fine, se potete vedere qui, sembra raffigurato come un antico astronauta, e appunto questa pietra che esiste davvero ha ispirato le teorie degli antichi astronauti. Qui possiamo vedere che un'altra caratteristica di queste top stories, che deriva anche dalla saga di C'era una volta in America, che in ogni episodio c'è un Pippide diverso. In questo caso abbiamo questo Pippo Tepek, ecco qui. Quindi potete vedere come lui racconta la storia di questo Ixtilcochil, che fu appunto questo dio che salvò la sua tribù dagli avversari, da una tribù avversaria. Vi sto un po' a spoilerare anche perché queste storie sono abbastanza vecchie, sono uscite tra il 99 e il 2000. Quindi abbiamo Pippo Tepek che riesce a far fuggire Top the Tops dalla tribù antagonista e lo porta dalla sua tribù, dove gli mostra che loro stanno ricostruendo l'astronave che il loro dio utilizzò per arrivare sulla Terra, e la stanno costruendo, sembra in pietra, ma potrebbe anche essere materiale alieno. E quindi decidono che Top the Tops dovrà partire con loro, visto che lui viene considerato un messaggero del dio perché è stato visto mentre accendeva i fiammiferi. Quindi hanno pensato che lui fosse capace di utilizzare il fuoco come faceva questo dio. Però alla fine Top the Tops non ha in programma questo viaggio stellare, decide di scappare. Pippo Tepek l'aiuta perché interpreta la scelta di Top the Tops come che lui preferisca che facciano da soli, perché sono un popolo maturo, e quindi aiuta Top the Tops possiamo chiamarlo anche Topolino, perché almeno così facciamo prima, aiuta Topolino a scappare, e Topolino se riesce a fuggire grazie alla corrente di un fiume. E da allora non ha più messo piede in quella località. Topolino, che finisce di leggere il diario, si accorge che lui sa dove è Sbilenche ed è anche vicino alla spiaggia dove sono in vacanza. Quindi con Pippo decide di andare a vedere se quello che è raccontato nel diario è effettivamente vero, oppure se è solo una teoria strampalata del suo antenato, visto che veniva considerato come un visionario dai suoi colleghi. E arrivati a Sbilenche, appunto, assistono alla narrazione della guida turistica sulla pietra dell'astronauta, che per alcuni studiosi viene raffigurata una figura simbolica del dio del mais, mentre per altri viene
riconosciuta la figura di un alieno alla guida del suo veicolo. Praticamente, grazie al diario di Top the Tops, vedono che c'era un percorso che conduceva alla base dove era stata costruita questa astronave. Vanno a vedere sul posto, però non trovano nulla. Mentre Pippo si posiziona su un sasso per scorgere qualcosa, Topolino si accorge che in realtà non è un sasso, ma è una pietra squadrata. E ce ne sono molte altre, quindi decidono di noleggiare un elicottero e vedono dall'alto che queste pietre altre non sono che una piramide che si è aperta a spicchio praticamente, e al suo centro c'è le pietre sono fuse come per causa di un forte calore. Quindi praticamente si accorge che alla fine qualcosa è partito da questa piramide, quindi vuol dire che l'astronave è riuscita a partire. E la peculiarità di queste storie è che non raccontano una fine esplicita, ma ti lasciano sempre con il dubbio se la cosa sia successa davvero o se sia falsa. È proprio il bello di queste Top Stories. Poi a fine di ogni storia vediamo come viene inserito il soggetto originale della sceneggiatura della storia, a opera di Pezzin. Quindi proprio come lo possiamo leggere come un romanzo, ed è veramente una figata come cosa, e poi il commento finale dell'autore. Andiamo avanti con la seconda storia, che è Topolino e il flauto di Omar. Questa seconda storia, e anche la terza, io non le ho mai lette all'epoca perché, siccome non avevo l'abbonamento a Topolino, appunto, non li collezionavo tutti di seguito, e quindi mi persi alcune storie. E le ho lette per la prima volta su questo volume, anche se poi i Topolini li ho recuperati, però le ho lette per la prima volta su questo volume e devo dire che hanno un fascino incredibile. C'è chi dice che il fatto che oggigiorno consideriamo le storie di Topolino infantili è perché siamo cresciuti. In realtà non è vero, perché io quando vado a rileggere una storia vecchia provo le stesse emozioni che provavo all'epoca, ma anche questa storia che io non ho mai letta, l'ho letta adesso. È fantastica, ragazzi, è veramente una storia fantastica. Questa storia del flauto di Omar parla di praticamente un misterioso flauto che è stato costruito all'epoca degli antichi babilonesi. Infatti abbiamo Topolino che va a Baghdad per cercare un suo collega di cui non ha più notizie da parecchio tempo. Anche qui vediamo vari pippidi. In questa storia poi mi fa molto ridere perché ce ne sono un sacco. Praticamente Baghdad è piena zeppa di pippi, tutta una parentela incredibile. Abbiamo il tassista, abbiamo il barista dell'hotel, abbiamo l'assistente del suo collega, ed è veramente divertente come è stato congegnato il tutto. Questa storia pure è ricca di fascino. E parla degli uomini ombra, che praticamente sono un'antica armata babilonese che viene evocata dalle melodie suonate da un tipo di flauto particolare. Veramente mette l'ansia addosso questa storia a leggerla. Questa non vi voglio spoilerare la parte finale, perché veramente vi consiglio di leggerla se non l'avete mai fatto, come non ho fatto io per questi 20 anni. E veramente leggetela, che è spettacolare. Ah, non ho detto che le prime 12 storie delle Top Stories sono tutte disegnate da Massimo De Vita, mentre adesso il testimone l'ha preso Davide Cesarello, prima erano tutte fatte da De Vita, che i disegni sono qualcosa di eccezionale. Cioè, guardate qua che bella pagina in orizzontale, veramente, cioè, ti fa respirare Indiana Jones in ogni vignetta, veramente bellissimo, bellissimo. Anche qui la storia finisce con un senso di dubbio, e poi abbiamo il soggetto e il commento finale sempre di Pezzini. Qui da notare che Pezzini dice che è stato cambiato qualcosa rispetto a quando lui ha consegnato la sceneggiatura a quando è stata pubblicata, ovvero lui aveva ambientato la storia a El Cairo, mentre invece nel fumetto pubblicato la città è stata cambiata in Baghdad. Forse il discorso di ambientare questa storia a Baghdad rispetto che al Cairo
è perché questi soldati, che sono appunto i soldati ombra, che sono assirio-babilonesi, noi dobbiamo considerare che l'antica Babilonia è in realtà Iraq, quindi Baghdad, forse ha voluto fare questo cambiamento per quel motivo. Comunque, chi lo sa. Poi vediamo qui una carrellata di tutti i pippidi che escono in questa storia, davvero fatto bene. E poi andiamo avanti con l'ultima storia dell'albo, ovvero la terza storia, Topolino e il segreto della settima meteora. Anche questa è una storia fantastica che originariamente si basava su dei templi in Himalaya, ma in realtà anche qui è stato cambiato il soggetto. Invece di ambientare la storia in Himalaya, l'ha ambientata nei monti del nord della Grecia. Qui abbiamo Topolino che va alla ricerca di un settimo monastero, perché ci sono dei sei monasteri tutti arroccati su dei pinnacoli di roccia molto elevati e difficili da raggiungere. In realtà c'è un settimo monastero che non è famoso come gli altri sei, che però non è meta di turismo. Infatti, quando Topolino chiede informazioni ai vari abitanti del posto, tutti quanti si spaventano e non lo vogliono aiutare. A parte questi due tizi, che in realtà sono degli imbroglioni che lo accompagnano giusto per approfittarsene sia di lui che di quello che possono trovare nel monastero. Nel monastero qui Topolino incontra un altro pippide che si chiama Pater Pipparius, che praticamente è appunto un eremita che vive in questo monastero insieme ad altri eremiti che assomigliano tutti a lui. Questa è una cosa particolare che non voglio approfondire perché voglio che voi leggiate questa storia, perché anche questa merita veramente tantissimo, ragazzi. Non vi voglio parlare più di altro perché faccio vedere giusto questa vignetta che è spettacolare. Veramente storia che merita tantissimo. Anche qui abbiamo poi a fine albo tutto il soggetto completo della storia e il commento finale dell'autore. Quindi che dire ragazzi, si conclude così il primo volume delle serie imperdibili. Come vi ho detto all'inizio, l'unica pecca è che hanno messo solo tre storie per albo, io avrei preferito almeno quattro, così che avremmo potuto terminare tutta la saga in tre volumi, però va bene così alla fine, è una collana che collezionerò tutta sicuramente perché adoro le Top Stories, sono la mia saga preferita di tutte le storie uscite su Topolino. Spero che in futuro, grazie a questa collana delle serie imperdibili, potremo vedere delle storie che in passato sono stati dei veri bestseller. Mi vengono in mente i racconti attorno al fuoco di Nonna Papera, che è una serie bellissima di fine anni 80 e inizio anni 90. Mi vengono in mente pure Topolino e Le cronache della frontiera, altra saga spettacolare. Quindi sono ben lieto che sia nata questa collana, sono felicissimo per il ritorno di Giorgio Pezzin sulle pagine di Topolino perché appunto ha pubblicato le due nuove storie inedite e se ne pubblicherà qualcun'altra, sicuramente vedremo poi un altro volume cartonato delle Top Stories. E con questo è tutto, io vi invito ad acquistarlo se siete patiti della storia, dell'archeologia e della fantarcheologia come me. E vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!